Forse avete già sentito, no? Insomma, qualcosina che riguarda Cinema Champions, ma d'altronde l'avevamo già annunciato prima, ma subito, buon pomeriggio a Maria Grazia Celardo. Ciao Maria Grazia! Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti gli spettascoltatori di Radio.0 e buona festa di ogni santi a tutti voi. E il nostro protagonista assoluto è già pronto in linea, quindi lo presentiamo. Perfetto, oggi Cinema Champions infatti ospita un grande maestro del cinema e del teatro che non ha certo bisogno di presentazioni, però mi limito a dirvi soltanto questo. Se al cinema lui è stato di recente l'altra faccia di Gomorra, tra pochi giorni sarà per l'ennesima volta il teatro napoletano per eccellenza fatto a persona. Benvenuto a Giacomo Rizzo. Buon pomeriggio maestro. Buongiorno a voi, come va? Tutto bene? Noi siamo trepidanti per questa partita di stasera, insomma trepidiamo. Ma noi dobbiamo vincere, perché ma noi vinceremo, perché noi siamo una squadra che adesso è sul successo un po' di tutti. Insomma, noi ci crediamo e ci dobbiamo credere fino all'ultimo di vincere anche lo scudetto, e quindi dobbiamo portare bene alla nostra squadra, che merita tutto il bene, perché è un gioco che forse non si è mai visto, almeno io per i miei anni che ho, non ho mai visto giocare in questo modo una squadra. Per me è la squadra più interessante d'Europa, con sincerità, ma non lo dico come napoletano, non lo dico neanche come tifoso, perché io non sono tifoso, ma come sportivo. Maria Grazia. Giacomo, tutti invitati al Teatro Bracco dal 3 al 26 novembre con Trecca sono fortunato, detto bene? Fortunato con Caterina De Santis insieme a me, con Corrado Taranto, Daniela Cenciotti, Salvatore Esposito e tanti bravi attori, che sono gli stessi della compagnia dell'anno scorso, che avemmo un grandissimo successo con Brest a Mogheret. E diciamo è lo stesso gruppo, in più c'è Daniela Cenciotti che è un'altra protagonista dello spettacolo, e ci siamo arricchiti di un'altra bella presenza. Ben detto, e detto questo, anche perché è uno spettacolo che il tuo non si vede poi tanto spesso più sulle scene, come sai questa è anche una rubrica di spettacolo ma funzionale al calcio, e visto che lo abbiamo già anticipato, l'hai anticipato tu insieme a Michele, stasera a Napoli c'è un evento emozionante che è la Champions, ho capito che non sei poi tanto tifoso, però dove la vedi la partita, e soprattutto se la vedi fai ricorso a dei rituali scaramantici o ti affidi a tutti i santi? No, voglio dire, non sono tifoso nel senso che come ci sono alcuni che qualche volta non ammettono dei momenti di defaianza della squadra, che ci possono essere, perché non siamo dei robot ma siamo degli esseri umani, e può darsi che dei calciatori qualche volta possano non essere all'altezza della situazione, perché non è soltanto una prestanza psicologica ma è anche una prestanza fisica, quindi psicofisica, per cui possono non essere in grado in certe occasioni e possono non brillare come sempre, e ecco perché io rimango sportivo e non tifoso. Il tifoso invece non ammette nulla, invece io ammetto che ci può essere qualche momento, anche come è successo che Mertens, che segna, che è bravissimo, segna dei gol straordinari che non sono mai stati segnati nel mondo del calcio, fosse Maradona e Pelé e qualche altro, lui ci è riuscito a fare, e a volte può tirare un rigore e non farlo dentro, insomma non buttando la palla dentro, questo succede. Ma quindi da sportivo pratico quale tu sei, mi sembra di capire, questa sera che cosa facciamo, scaramanzia o fede allo stato puro? No, noi dovremmo segnare, noi dovremmo sempre fare la nostra partita e non lasciarci intimorire mai dall'avversario. Io ho visto la partita dell'andata che è stata fatta a Manchester e ho visto che abbiamo fatto, loro hanno vinto per 2-1, ma noi abbiamo sbagliato anche qualche cosa in quell'occasione, altrimenti avremmo pareggiato forse, quasi sicuramente. Questa sera noi ci auguriamo che il Napoli possa vincere 3-1 o 3-0, in maniera che abbiamo raggiunto lo scopo che vogliamo, non come volete. E mi sembra giusto, bisogna guardare comunque al risultato in tutte le cose, quindi questo sembrerebbe essere l'anno dello scudetto finalmente per il Napoli. Ma dal tuo punto di vista invece, come giocatore, è possibile che sia Mertens l'uomo dello scudetto?
ma credo di sì, non si può non ammettere, e con la bravura di tutta la squadra e anche di Lorenzo, che è per me è bravissimo, è straordinario, e da quando qualche volta vuole segnare e qualche volta non passa la palla, ma questo può succedere perché è dentro di noi, ma non per un fatto di individualità, è soltanto perché ognuno di noi, se io facessi il calciatore, vorrei segnare sempre, voglio dire, e quindi bisogna perdonare Insigne che qualche volta, o forse perché quando si sta lassù a giocare si può non vedere l'altro giocatore che è alle spalle e passargli la palla, questo può succedere. Però Giacomo, parlando di cinema funzionale al calcio, tu sei stato uno dei protagonisti del film di Vincenzo Pirozzi, Sodoma all'altra faccia di Gomorra. Ecco, io pensavo ad un parallelismo, la Champions come l'altra faccia del campionato, perché mentre in Champions sembra essere durissima, in campionato il Napoli sta primeggiando. Ma secondo te perché c'è questa differenza? La differenza tra che, scusami tanto? Tra il primato che il Napoli sta avendo in campionato e invece la corsa dura alla Champions, cioè abbiamo sempre più difficoltà con le squadre straniere. Ma la Champions... Cosa bisogna cambiare? Cosa possiamo fare per migliorare? No, io non dobbiamo giocare sempre credendoci. Non è che si possa cambiare qualcosa. Poi chiaramente una cosa è giocare con delle squadre. Noi abbiamo vinto anche con le squadre forti del campionato, però nella Champions ci sono delle presenze di squadre forse ancora più forti di quanto possano essere forti le squadre che fanno parte del campionato, voglio dire, è un altro modo di giocare, ci confrontiamo con delle squadre che hanno, voglio dire, dei giocatori straordinari. E quindi non è la stessa cosa giocare nel campionato e giocare invece in una Champions, questa è la verità, questa è la mia idea, insomma. Io poi non è che sia sì, un grande esperto di calcio, assolutamente no. No, non ti preoccupare su questo. Senti, abbiamo parlato di fortuna, ma dal nostro punto di vista potrebbe anche essere l'ideale programmare. Ecco, per esempio, tu che cosa ti sogneresti come sportivo pratico, quale tu sei, che sei definito, nel mercato di gennaio? Quali interventi sogneresti? Ma io, sono sincero, io non saprei rispondere, perché non è che poi ne capisca tanto, voglio dire. Io credo che il gioco di squadra che Sarri ha fatto e questi passaggi stretti che si fanno tra di loro, che qualche volta fanno impazzire le altre squadre, e qualche volta va male perché si può nel fare dei piccoli passaggi così repentini si può sbagliare e la palla va a finire all'avversario. Questa è una cosa che succede, ma io dico sempre che qualche volta dovremmo ricordare che il pallone è tondo e che lo calciamo con i piedi. Ci sono pochi giocatori che sanno come calciare un pallone e farlo andare a sinistra, a destra o al centro, ma sono veramente pochi. Gli altri giocano con grande entusiasmo, ma giochiamo sempre con una palla al piede, non con la palla al piede nel senso metaforico, con cose che ci deprime, no, assolutamente, ma giochiamo con una palla, e la palla a volte fa quello che vuole. Giacomo, sei stato davvero gentilissimo, ma prima di salutarti ci vuoi raccontare quali saranno i prossimi progetti per il 2018? Io tra l'altro so che hai appena finito di girare una fiction. Io ho fatto una partecipazione in un grosso progetto di Rai 1 con la regia di Ricchi Tognazzi e con l'aiuto di Simona Izzo, ma è con una protagonista di eccezione che è Luisa Ranieri, e è una fiction, io direi un film per la TV in 4 puntate, secondo me riaprirà diciamo i programmi della Rai per quanto concerne le fiction dell'anno 2018-2019, perché hanno finito di girare 4 settimane, in queste 4 settimane ci sono pure io, c'è anche Rina Sastri, che anche lei fa una partecipazione come me, e poi sono partiti per la Bulgaria, sono a Sofia, dove gireranno per 7 settimane, poi tornano, fanno ancora 2 settimane a Roma, quindi stiamo parlando di qualcosa come 7, 4, 11 e 13, 14 settimane
di lavoro. Si tratta di una grossa operazione e di un grosso progetto. Il titolo è La vita promessa, una storia molto bella, ambientata nel 1923. Di una madre che combatte contro il tempo dopo non aver avuto il marito, diciamo così, dopo essere rimasta vedova con 5 figli, deve superare tutto, vuole partire, vuole andare all'estero, vuole andare in America e vuole portare con sé dei figli. Ci sono delle, diciamo, tante traversie, tanti ostacoli, eccetera eccetera. Ah, poi dimenticavo di dirti che la maggior parte degli attori di questa fiction sono tutti giovani e anche molto, molto bravi. Maestro, posso farti una domanda sullo stato del teatro napoletano? Tu porti in giro... Il teatro napoletano come un cinema sta avendo un momento... un grande momento, possiamo dirlo. Roma assolutamente, che ha sempre avuto il primato in questo periodo, non credo che ce l'abbia, no, per l'amor di Dio. Siamo più su, si stanno girando anche tanti film a Napoli, vengono a girare tante storie in questa nostra città. Io spero che ne facciano sempre meno per quanto riguarda la camorra, la malavita e tutto quello che ci denigra da anni, e spero che si scriva anche qualche storia un po' più leggera. Ecco, io per esempio amo molto quella fiction che ho visto su I bastardi di Pizzo Falcone, sì. E perché non parlava più di camorra, di cose, parlava di cose che succedono, e facendo vedere una Napoli bella e non facendo vedere sempre delle zone di Napoli che non ci appartengono, tutto sommato, a noi, a un certo tipo, diciamo la gran parte di Napoli, ecco. Assolutamente, possiamo dire anche a tante persone che abitano tra l'altro in quelle zone. Maestro, noi ti ringraziamo tantissimo. Va bene, io però faccio anche parto anche con un altro film a novembre, dovrei girare un altro film dove sono quasi protagonista insieme a tanti altri bravi attori, purtroppo non conosco i nomi degli altri, ed è un film di Lucio Battolla, che è un attore anche lui, e parla della dieta mediterranea, e quindi anche un argomento molto interessante, a parte che sarà un film comico, molto divertente. Va bene? Che bello, che bello. Bello e buono da vedere, sicuramente. Abbiamo ancora un'altra commedia al Teatro Bracco, sempre con Caterina De Santis, con Corrado Taranto, con Daniela Cenciotti, Salvatore Esposito e tanti altri attori, che il titolo è Un figlio per lo sceicco, e lo sceicco è Corrado Taranto. Va bene. Maestro, grazie, forza Napoli. Un abbraccio, forte forte. Ciao Giacomo, in bocca al lupo, grazie. Ciao, figurati, ciao. Grazie a Giacomo Rizzo e grazie a Maria Grazia Celardo, che ritroveremo mercoledì in chiusura di trasmissione, e sperando insomma di poter parlare di una grande partita, ma soprattutto di un grande successo di questa sera, così come sarà un grande successo. Anche perché ci stiamo abituando a questi successi spettacolari, io stesso ho goduto della vittoria contro il Sassuolo domenica allo stadio, infatti volevo anche salutare tutti i ragazzi della curva B dello stadio San Paolo. Un saluto a tutti voi di Radio.0, noi ci risentiamo mercoledì 14:40 con Cinema Champions, e per stasera forza Napoli come sempre. Ciao Maria Grazia, grazie ancora.